Ciao Fabio, un saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Il Carpi deve affrontare molti impegni ravvicinati in questo periodo. Sì, e questo ovviamente aumenta il rischio di infortuni o affaticamenti per i giocatori. L'allenatore dovrebbe considerare il turnover. Il Cesena sta attraversando un buon periodo dal punto di vista realizzativo. Sono sempre andati in gol nelle ultime 5 partite. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Palla giocata alta sulla fascia. Si libera la grande, può colpire. Prova il filtrante, qui deve tirare. Sì, è gol! E arriva così il gol del vantaggio. Il Carpi sa costruire il gioco e vede bene la porta. Scambio d'antologia e finalizzazione impeccabile. Cerca la fondo, palla al piede. C'è ancora tempo per andare a caccia del pareggio prima del fischio di metà partita. Bel pallone, può provare. È stato splendido l'intervento del portiere. Sicuramente non una parata semplice. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Gran colpo di testa. Palla allontanata senza troppi complimenti. Cerca l'uomo là davanti. Prova la giocata nello spazio. Tenta la conclusione. Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. I palloni in profondità sono difficili da leggere per questa difesa, ma non possono concedere così tanto agli avversari. Può concludere. E supera il portiere, in sacca, un gol molto importante. Hanno mostrato grande grinta, carattere. Adesso l'inerzia della partita è tutta dalla loro parte. Si riparte, di nuovo in parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Prova a verticalizzare. Da lì può segnare. La mette sulla sinistra. Vediamo se crossa. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Punizione, manca poco allo scadere, devono approfittarne. Forse da qui è un po' lontano, ma abbiamo visto gol da distanze anche maggiori. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Davvero di poco, qui la palla ha proprio sfiorato lo specchio della porta. Prova
prova immediatamente in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Vuole la profondità. Palla larga in profondità. Pallone in mezzo. È stato un bel primo tempo. Le squadre vanno a riposo. Ecco il primo pallone del secondo tempo. Il Cesena ha giocato meglio, secondo me. Il punteggio non li sta premiando, ma se continuano a giocare come hanno fatto nel primo tempo, hanno ottime chance di vittoria. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Se ne va. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Cerca un compagno. Occhio al tiro. Il Cesena ha vinto di misura nell'ultima partita, una vittoria sofferta, e quel che conta però sono i tre punti. Gioca una palla lunga, cerca un'azione veloce. Pallone alto e lungo sulla fascia. Attenzione, buona, in gioco. Buona lettura difensiva, sarà però calcio d'angolo. Incornata. Va rapido sulla respinta. E trova la rete. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. Il portiere con il suo errore ha favorito il gol. Adesso deve cercare di stare tranquillo e rientrare con la testa in partita. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Sono in vantaggio di un gol. Colpisce il pallone, un palo clamoroso. Passaggio in avanti. Ci mette il piede e conquista il pallone. Sembra che l'allenatore abbia scelto la marcatura uomo per gli elementi più pericolosi. Questo è un modo intelligente per creare problemi all'avversario. Più aumenti la pressione su un giocatore, più è facile che commetta errori. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Ancora sotto, hanno bisogno di cuore e forse di un colpo di fortuna per aggiustare la situazione. Vuole il lancio filtrante. Grande movimento nello spazio. Ottimo intervento. Occasione da rete. Tiro da dimenticare. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Sembra esserci un cambio, esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti.
tocco morbido. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Cerca di allungare il gioco. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato. C'è il tiro. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. C'è il cross. E il portiere la fa sua. Non può sbagliare. Cerca il tiro. Perdendo questa palla hanno commesso un errore che poteva costare molto caro. Non è andato lontano dalla rete. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Continua ad andare. Palla al piede. Prova la giocata di fino. Crossa il pallone a centro area. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Proprio così. Prova il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Cerca spazio. E passa. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. L'avversario ha avuto la meglio. È davvero una bella serie di passaggi questa. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Tocco morbido. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Riceve in ottima posizione. Vuole la profondità. Cerca lo spunto. Può tentare la conclusione. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Lungo passaggio in avanti. Ancora fuori dall'area. Palla riconquistata immediatamente. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Attenzione al tiro. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Prova con la palla lunga. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Cacia. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Prova a verticalizzare. Cacia. Attenzione, grande chance. Conclusione. È un grande riflesso qui. È una grande occasione fallita questa. Potevano pareggiare. Sì, grande parata. I compagni devono ringraziarlo per aver salvato il vantaggio. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Il Cesena decide per una doppia sostituzione. Sarà interessante vedere come si organizzeranno in campo adesso. A
questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Cerca un compagno e trova il compagno. Si libera la grande, cerca il tiro. Palla fuori di un soffio. Ha fatto bene a provarci da quella posizione, meritava solo maggior fortuna. Non è andato lontano dalla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Cerca il passaggio profondo. Si alza la bandierina, fuori gioco. Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma avrà sicuramente altre occasioni. Intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Cacia. Palla in avanti verso il compagno. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Staranno certamente ripensando.